Mi chiamo Claudio Canavese, sono il fondatore e l'attuale caposcuola della disciplina dello Zanshintech, che è un'arte marziale che si occupa di conflitto digitale anziché di conflitto fisico. Alcuni anni fa una nostra allieva di 14 anni viene agganciata online da un ragazzo di 16, biondo, carino, di Torino, che fa il simpatico. Questa ragazza è bracciale arancione di Zanshintech e ha già quindi alle spalle un percorso che le ha insegnato, ad esempio, che ogni contatto online deve essere verificato. È un adulto che sta cercando di agganciare una ragazzina facendosi passare per un ragazzino poco più grande. Lo chiama con il vero nome e gli dice: so chi sei, vattene. Lui chiude la chat, chiude il profilo, scompare. Noi ovviamente provvediamo poi a segnalare gli estremi di questa persona alle forze dell'ordine. Abbiamo iniziato il percorso di Zanshintech qualche mese fa, abbiamo fatto degli incontri settimanali con i ragazzi. Effettivamente dalle domande che loro hanno fatto all'inizio del percorso ci siamo resi conto adesso che hanno una consapevolezza diversa. In realtà sono molto più attenti alle informazioni che condividono, sono molto più proprio consapevoli di quello che possono dire a chi lo possono dire e sicuramente i ragazzi comprendono attraverso questo percorso la possibilità di distinguere le informazioni che possono essere condivise. Mi viene in mente il caso di una ragazza che riceveva costantemente messaggi minacciosi e molto aggressivi da parte di un'altra ragazza. Queste due ragazze erano in competizione per un ragazzino della loro età. Chi riceveva questi messaggi a un certo punto è andato nel panico, non sapeva come fare a gestire questa cosa. Abbiamo quindi spiegato a questa persona come applicare una tecnica che si chiama azzeramento, ovvero smettere di rispondere senza bloccare l'altra persona, senza dare un feedback, senza dire ho paura di te. Dopo 3 mesi di aggressione, con sole 2 settimane di azzeramento, l'aggressione è terminata. Parlare di prevenzione al bullismo e cyberbullismo con le arti marziali vuol dire dare la possibilità ai nostri ragazzi di conoscersi meglio, quindi di acquisire delle competenze psicomotorie che gli permettano di ottimizzare le prestazioni, ma vuol dire anche dar loro delle regole di comportamento importanti. Un buon praticante di arti marziali che sa che nel momento del conflitto esiste un rischio reale di non riuscire a risolvere la situazione in maniera costruttiva, sa che prima di tutto deve agire per evitare le situazioni di conflitto prima che queste si vengano a verificare.